dicendo, ti senti un po' minacciato dal potere di Elisa? Assolutamente no, ma non perché non la considero. Sinceramente queste parole mi hanno un po'... sono un po' frastornato perché accetto ma non sono d'accordo. Perché non penso di essere entrato a gamba tesa, non ho mai forzato nessuno. Per quanto riguarda il fuoco, eravamo tutti coesi. Io mi sono trovato e l'ho fatto in maniera volontaria di stare un po' più appresso al fuoco. Oggi sono crollato perché dico, ragazzi, non ci posso stare così appresso. Per quanto riguarda il mangiare, avevano fatto un piattino di riso e ogni tanto qualcuno andava lì e mangiava. E io ho chiesto, ma qual è la regola? No, non c'era. Ho detto, però forse non è giusto così. Io solo così ho detto. Poi mi dispiace che io non sono entrato a gamba tesa perché li avevo visti preoccupati. Se Elisa, poi ho trovato la Isoardi che è partita carica. Eccomi, ti ha infastidito a te l'arrivo di Obrando? Ma che poi si è risolto, cioè nel senso che adesso va tutto bene, è normale. Noi eravamo qui già da 3 giorni e quindi con le conseguenze di tutto quello che porta all'essere sull'isola per 3 giorni senza mangiare. Penso che sia una cosa fisiologica, mentale, psicologica, non lo so, però adesso tutto bene. Quindi comanda la natura o comandi tu, Elisa? No, ma comandassero nessuno. Le donne, va benissimo. No, non comanda nessuno, non comanda nessuno, comanda la natura qui, ma va comanda bene. La natura.